scuola, no? Sì, sì. Non c'è bisogno di dare il nome alla scuola, se no criminalizziamo la scuola e non è quello lo scopo, credetemi. Assolutamente. Adesso vediamo anche il comunicato in cui i dettagli ci sono. Era solo per accennare a questa cosa. Nel comunicato ci sono i dettagli e c'è tutto. Claudio, vai. I 93 kg sono merito tuo. Anzi no, loro lo regalo che ti sei fatto per San Valentino. Sì. Lo fa alla cittadinanza, alla sicurezza della cittadinanza. A tutti quei genitori che hanno figli che non sanno ancora decidere e che quindi possono anche sbagliare assumendo sostanze stupefacenti. Vabbè, sapete insomma che noi abbiamo già da tempo prestato un'attenzione particolare non solo allo spaccio che avviene nella città, e questo lo facciamo, insomma, ricordate a dicembre l'operazione che abbiamo fatto di contrasto al gruppo di spacciatori operante sotto una zona intera della città, con l'ordinanza eseguita credo ai fini di dicembre. Ci sembra questa è la linea che da un po' di tempo Astromobile ha assunto, importante cercare di intervenire sulla fonte di approvvigionamento delle sostanze stupefacenti per questa città. Abbiamo sequestro record di 1300 kg, un po' di altri sequestri abbiamo fatto dai 40 ai 20, questa volta 94, insomma. Cerchiamo di tagliare le fonti di approvvigionamento, che è cosa che ha importanza, giustamente diceva il questore, ovviamente noi non riteniamo di aver preso tutta la zona stupefacente che arriva a Salerno, però un colpo del genere è un colpo importante alle organizzazioni, perché significa soprattutto un colpo economico. Ma puoi restare? Sì, sì. Una spesa che si preoccupa di gestire questo traffico. 200.000 euro vivi, cioè come. Poi sarebbero lì. La diffusione al spaccio al minuto, questo vale 500.000 euro, insomma. Il colpo, però, come spese vive, diciamo, per l'organizzazione sono almeno 200.000 euro, pure volendo ipotizzare costi di acquisto molto bassi. Questa è la linea che ci ispira ormai da tempo, insomma, di cui siete testimoni. È ovvio che l'arresto, la presenza, il radicamento sul territorio, che ovviamente sulle forniture ha un'altra finalità, è ovviamente coordinata e integrata con l'altra attività investigativa, ed è quella di colpire, indebolire le organizzazioni. Questo è il fine dell'attività fatta. Ovviamente c'è una continuità di lavoro, di osservazione, di analisi anche di quello che si muove sul territorio. Come dicevamo prima, il soggetto arrestato ieri è fratello dei due soggetti, due ragazzi pregiudicati salernitani. Qui c'è una linea di continuità nell'osservazione, non c'è bisogno di fare indagini a volte straordinarie, insomma, basta cercare di sfruttare strumenti semplici di osservazione, di analisi dei contatti, dei movimenti, ed avere anche un po' di fortuna, insomma, che questo non guasta, diciamo. Ovviamente, tanta bravura. Tanta bravura, certamente, questa faceva parte del discorso precedente. Lo sottolineo perché potrebbe sfuggire. Questo è l'aspetto essenziale. Noi l'abbiamo bloccato dopo averlo pedinato per un centinaio di chilometri più o meno, all'altezza dell'uscita di Nola, perché il soggetto aveva cominciato a fare movimenti, ovviamente avvicinandosi, lui è di Pagani. Cioè non è di Pagani, del Marocco, abita, è residente a Pagani. Stiamo parlando di soggetti di non facile attenzione per noi, perché sono soggetti regolarmente soggiornanti in Italia. È anche censurato, è censurato anche lui. Evidentemente c'è un motivo, insomma, è chiaro che si sfruttano soggetti che non si ritiene possano essere oggetto di attenzione da parte della polizia. L'abbiamo bloccato perché lui cominciava, nell'avvicinarsi appunto alla sua zona, a rallentare, insomma, ad adottare una serie di precauzioni utili secondo lui a sfuggire a eventuali pedinamenti, eventuali attività nei suoi confronti. Quindi siamo stati costretti a fermarlo lì, quindi ora procederemo con la procura di Nola per quanto riguarda la convalida dell'arresto e tutto il conseguente
diciamo, lavoro procedimentale processuale. Questo è il quadro della vicenda. Poi c'è l'altro aspetto, insomma, che appunto richiamavo prima. È ovvio che la nostra attenzione comunque rimane, deve essere distribuita, se no non serve a niente. Il procuratore presso il Tribunale dei minorenni, che ha particolare sensibilità e attenzione su questi aspetti, abbiamo svolto il Tribunale dei minorenni una serie di attività nei pressi delle scuole. Nei pressi delle scuole salernitane. Abbiamo fatto una serie di controlli, come sottolineava il questore, e nei pressi di una di queste scuole, nella mattina di ieri, abbiamo sorpreso un ragazzo appena 18enne, frequentatore egli stesso della scuola, con detenzione di 11 grammi di hashish. Ovviamente le proporzioni quantitative sono abbastanza lontane tra gli 11 grammi e i 94 kg. Rimane il fatto che ovviamente sono due attività entrambe significative e importanti, perché è importante bloccare i canali di fornitura, è importantissimo mantenere la presenza sul territorio e capire cosa succede, cioè questa roba dopo essere stata fornita che fine fa e a chi viene rivolta. Ovviamente l'ambito scolastico è particolarmente delicato e sensibile a questo tipo di fenomeno, per cui la nostra attenzione, sollecitata anche, ripeto, dal procuratore della Repubblica per il Tribunale dei minorenni, è alta e continua a essere alta, e continueremo con questi controlli. Guarda, tutte queste cose le dirai di nuovo. Una Fiat Punto. Seguire il soggetto? Ma diciamo nei pressi di Caianello. Di? Caianello. Ah, quindi l'aveva presa. In accordo col Cigno. Quindi lui l'aveva presa. Organizzato i servizi con la squadra mobile. Sì, condivido. Sono servizi mirati con gruppi specializzati. L'antidroga, certo, in borghese hanno un intuito, una capacità notevolissima e i risultati vengono. Diverso invece è il sequestro fatto alla squadra mobile dei 90 kg, è un'attività diversa. Quelli parliamo di trafficanti di morte che giustamente vanno in galera e pagano il giusto prezzo per le porcherie che commettono, dico chiaramente. Si chiede la collaborazione dei cittadini. Sì, soprattutto di chi è vicino alla scuola, aiutateci a svolgere meglio i nostri servizi, perché probabilmente noi siamo qualche volta visibili, mentre il papà che accompagna il bambino a scuola lo è meno. Se qualcosa lo insospettisce, ci aiuti. Okay, grazie. Battaglia alla droga su più fronti, dai grandi corrieri con quantità enormi di droga davanti alle scuole per gli studenti che ne fanno anche uso personale. Sì, da un po' di tempo noi stiamo cercando di fare un contrasto allo stupefacente fondato sul ragionamento, ovviamente. Da una parte combattere il radicamento di spacciatori anche al minuto, anche piccoli spacciatori sul territorio, che è ovviamente insidioso per i collegamenti, per la penetrazione che hanno negli ambienti giovanili. Dall'altro cercare di tagliare i canali di fornitura, e su questo abbiamo svolto, come ormai sapete, diverse operazioni, soprattutto nell'ultimo anno e in un periodo anche immediatamente precedente, operazioni molto importanti con quantitativi significativi di stupefacente. Questo aspetto ovviamente, oltre al tentativo di tagliare i canali di rifornimento, è molto importante per il danno economico che arreca alle organizzazioni che gestiscono questo traffico, perché ovviamente un sequestro di 90 kg o addirittura di 1300 come è successo l'anno scorso, oltre a essere importante perché toglie sostanza dal mercato, è importante perché infligge un colpo economico anche notevole alle organizzazioni. Lei diceva ora le indagini però proseguono per capire il ruolo reale della persona che avete fermato oggi e per capire da dove veniva la droga e a chi era diretta. Le indagini proseguono sempre, ripeto, noi manteniamo alto il nostro impegno su una serie di priorità che abbiamo individuato in questa città, in questa provincia. Tra queste vi è il contrasto allo stupefacente. Storicamente questa provincia da questo punto di vista è molto importante, sia perché punto di distribuzione anche verso altre realtà, sia perché in contatto con la vicina fascia vesuviana, oppure vi sono fenomeni importanti di distribuzione dello stupefacente, sia perché in città e in
altri comuni della provincia, tra i giovani c'è molta diffusione di stupefacenti, quindi riteniamo che questa, come il contrasto ai reati predatori e altre priorità che ci siamo dati nella nostra attività investigativa, è un'attività importante per cui le indagini proseguono certamente. Un grande intuito da parte degli uomini per seguire quest'auto? È specializzato, insomma, con grande esperienza in questo lavoro, che ha fatto discendere dall'analisi, dall'osservazione, dal pedinamento sul territorio, su una serie di segnali che provengono dal territorio, la capacità di intercettare al momento.